Siamo con Maurizio Piscopo, uno dei protagonisti di quest'oggi. Ormai è un'abitudine, entri e cambi la partita. Beh sì, io cerco sempre di dare il massimo, ma al di là di 10 minuti, mezz'ora, un tempo, io cerco di mettere la mia disponibilità alla squadra. E comunque fortunatamente è andata bene oggi, tutto qua. Ecco, fra una settimana ci sarà la finale. L'anno scorso tu hai già vinto questo trofeo. Che emozioni? Beh, comunque arrivare lì a Roma è comunque già un bel traguardo. Poi se la vinci è doppio. Adesso speriamo, adesso ci godiamo questa finale. Poi da venerdì iniziamo a metterci con la testa per questa finale. Se non erro c'erano 3.000 bicegliesi. Quanti cerignolani ti aspetta? Beh, questo non lo so, però so che Cerignola in questi eventi non cioè viene gente da Cerignola sicuramente. Io non so quando, però so che sicuramente Cerignola quando arriva in queste finali si fa sentire. Grazie Maurizio. Siamo con Gianfranco Gaggianelli, autore di una doppietta. Gianfranco, hai avuto molte occasioni da gol, hai concretizzato due, la tua emozione al gol e per questo obiettivo finalmente raggiunto? Potevo farne 4-5, però vabbè, due bastano per andare in finale. Speriamo di conquistare la D-League a Roma. Adesso appunto mercoledì andrete a Roma a sfidare la Fermana per questa Coppa e questa Serie D da conquistare. Ti aspettavi ad inizio stagione di arrivare fino alla finale in Coppa Italia Nazionale? Guarda, noi ci siamo posti degli obiettivi, quindi il primo obiettivo era andare lì a Roma in finale. Ci siamo riusciti, ora speriamo di portare la Coppa a casa. Il tuo appello a tutti questi cerignolani per seguirvi fino a Roma mercoledì prossimo? Il mio appello è quello di seguirci in massa, perché loro ci possono trascinare veramente a questo sogno, perché qui a Cerignola sappiamo che manca da tanto tempo, speriamo sia l'anno giusto. Quanto sogni e quanto ci tiene ad un tuo gol in finale magari decisivo? Guarda, sarebbe un sogno per chiunque. Io spero che il risultato ci dia ragione, poi può segnare chiunque. Per noi l'importante è riportare questa città in Serie D. Grazie, complimenti.